Kočar. 20 Seghi. Il Manchester United, campione d'Europa, risponde Zaghi, neutralizzato, scelto Pancaro sul settore di sinistra per contrastare il temibilissimo Beckham. Nella panchina della Lazio figurano Ballotta, Favalli, Conceição, Salas. Avere insomma delle discussioni, potrebbe trovare delle discussioni. Keane, il capitano del Manchester, protegge la rimessa laterale in favore dei l'irlandese Irwin. Non disponibile. E via del destro, si oppone Stam. Prima Gaster che ha un po' puntato i suoi riflettori su Taibi con un'offerta allettante. Vedremo se ci saranno degli sviluppi. Svirgola Nesta, Mihajlovic. Corridoio per Nedved. C'è la... Gary Neville. Sheringham da una mano a centrocampo. Kane, corsa a stagione, 3 trionfi. Kane, ancora il Manchester, sembra giocare a memoria. Pecci, sì, il Manchester si vede che sono abituati a stare insieme. Stavo notando che Mancini veramente mi sembra un po' i tiri in porta, sempre palla in rete. Pancaro al centro dell'attacco, ritrava Cole, a sinistra Solskjaer, Beckham, Sheringham, tocca per un... Marcello Salas è un giocatore che ti raccomando, io sono un grande ammiratore. Abbia optato per uno schieramento più prudente e più coperto per cercare poi magari di portiere del Manchester, il secondo portiere del Manchester. Keane, Cole, c'è Matador. Keane, i compagni. E la Lazio sta prendendo assieme a lui. Eriksson ha detto a Mancini di stare molto largo, di tenersi molto largo. Gau, che di piede non appare proprio. Sì, al coro che state sentendo qui dei tifosi laziali. Stam della Lazio e dell'ambiente laziale. Berg e Stam, non quella jugoslava, anche per gli impegni molto ravvicinati, non ha concesso. C'è Negro, Berg, interdizione prima che la palla per Sheringham, prodigio di Marchegiani. Salutata. Grande parata, è vero, ha salvato. Inserimento di Keane per Cole. Solskjaer ha neutralizzato Veron. Keane. Tirare il gruppo del Manchester in allenamento, davvero leader. Io ho fatto notare questa cosa a Pancaro dicendogli guarda come in forma Beckham. Ti confermo intanto, sì, c'è il principe Alberto. È arrivato poco fa però, non dall'inizio, un grande appassionato di calcio. Gary Neville. Ai. Il giocatore della Lazio. Sì, avremo modo poi di ritornare sull'episodio. Vincenzo Belli in regia ci proporrà voluta e dalla prossima stagione la sfida in Supercoppa Europea sarà tra la squadra vincitrice della Champions League e quella che trionferà in Coppa UEFA. Dunque Lazio in campo con Marchegiani in porta, Negro Nesta, Mihajlovic e Pancaro in difesa, Stankovic. Scivola Veron, poi va a vuoto e riparte il capitano del Manchester, Keane, che allarga bene per Beckham. Sta proseguendo la tradizione la Lazio, ma naturalmente ancora del gol facile sbagliato uguale gol preso a Montecarlo non vale, speriamo sia così. Poi a vicenda nessuno dei due interventi è riuscito, forse il cileno ha spinto su Phil Neville. Ora il Manchester, sì, la Lazio vedi ora sta giocando con una certa confidenza, ha preso piede in campo, è sicura visto che l'avversario è domabile ed è abbastanza padrone del campo, speriamo che non ecceda in questa padronanza. Scholz si è prodotto in un grande inserimento finora nel match più prestigioso della storia bianco-celeste. Subito Eriksson risponde dicendo a Simeone, Lombardo e Conceição di scaldarsi. Impressionante il livello della panchina in questa Supercoppa Europea, debutto con Ferguson anche 3 FA Cup, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea oltre alla Champions League. Ferguson che poi ha vinto già molto con l'Aberdeen. Solskjaer che dia un contributo così grande.
Veron dà una mano anche Ericsson, che ha detto ai suoi giocatori di rallentare un po' il ritmo. Il Manchester ha qualche settimana in più nelle gambe d'allenamento e in questa fase della partita si potrebbe anche far sentire questo vantaggio. Se noi in questo momento siamo un po' più stanco, probabilmente. Molto presuntuoso questo tiro, però se se lo sentiva ha fatto bene a farlo. Almeida, che peraltro bene su Cole. Solskjær, Kim che scivola tra i piedi ora Veron, forse con un po' di sufficienza per Simeone. Kim, certo visuale può uscire. Mancini ha giocato una finale di Supercoppa Europea, perché se tieni la palla e gli avversari impegnati a difendersi la loro volta, la palla è lontana dalla tua Ilja Mihajlovic ha detto segneremo almeno due gol al Manchester United, uno è stato fatto, manca il secondo, ma mi sembra variale che evidentemente Ferguson ha voluto far riposare uno dei due Calypso Boys. Importante, non secca, c'è dubbio. Non direi c'è che dubbio. Sarebbe una scelta molto discutibile. Ferguson, che peraltro due sono stati i trionfi nella Supercoppa anche per Sacchi, per Van Gaal e per Goethals, davvero un Olimpo, no? Sì, adesso è anche più facile fare bella figura perché si sono a Gary Neville. Duello tra Stankovic e Phil Neville. Kin. Phil Neville. Kin. Pericolosi. D'altronde con le tre punte gli spazi per inserirsi sono di meno. 43 minuti. Decide finora il gol di Salas. Ma soprattutto sta vincendo con merito. Enrico, ma come si vive questo finale di paglia per le coppe europee? Tra l'altro una maglia unica, perché il responsabile dell'ufficio stampa, Peppe De Mita, ha fatto mettere sul pinto da Scholz. La strada di Roma, la strada della Lazio. Phil Neville. Phil Neville. Non ha lo spazio per il tiro. L'arbitro fischia. E l'arbitro pone fine alla sfida. La Lazio comincia la stragrande, questa United, campione d'Europa, vincitore dell'ultimo campionato inglese, detentore.